Confartigianato Imprese Cuneo, partner tradizionale della Grande Fiera d'Estate nell'edizione 2012 che si è conclusa alcuni giorni fa, ha proposto ai visitatori, oltre a un ampio stand dedicato all'anno del legno e molteplici utilizzi del materiale ligneo, due momenti di promozione del comparto artigiano attraverso la valorizzazione delle sue categorie. Il primo in particolare era dedicato alla categoria dei fotografi e ha avuto luogo nella sala convegni della fiera. L'incontro prevedeva la premiazione del concorso fotografico L'Arte del Vetro e della Ceramica, intitolato La Memoria di Paolo Bedino, indimenticato professionista della fotografia del territorio cuneese. I fratelli Sergio e Laura Cravero di Fossano si sono aggiudicati il primo premio. Al secondo posto si sono classificati i fratelli Franco e Aldo Bono di Borgo San Dalmazzo, mentre il terzo premio è andato a Giacomo Berrino di Bra. Le fotografie partecipanti al concorso sono state esposte nella sala insieme ad alcuni scatti significativi di Bedino, gentilmente concessi dalla Fondazione CRC che ne ha acquisito l'archivio in collaborazione con il settimanale La Guida. Abbiamo voluto mettere insieme più cose, vogliamo ricordare con questo concorso fotografico Paolo Bedino, che è stato un fotografo estremamente importante per la nostra provincia perché ha raccolto tutti i momenti significativi e istituzionali del sistema confartigianato. Abbiamo voluto mettere in competizione i nostri fotografi artigiani su quello che sarà il tema di confartigianato dell'anno 2013, che è il vetro e la ceramica, e quindi abbiamo voluto fare un insieme di iniziative, ma tutte finalizzate a valorizzare questa grande capacità artigiana fatta di eccellenza, fatta sicuramente di fantasia, di capacità di cogliere l'attimo scattando delle foto che poi rimangono nel tempo e sono testimonianza storica di tanti passaggi, di tanti momenti privati e pubblici della nostra vita. Dell'arte fotografica di Paolo Bedino si ricorda bene Giacomo Tomatis, già direttore della Confartigianato. Eravamo talmente amici fin da ragazzi, abbiamo vissuto 50 anni a stretto contatto con la moglie, mia moglie, eccetera, eccetera, ci siamo divertiti, abbiamo avuto i grossi bei momenti e tanti bei ricordi, anche dei ricordi pesanti, nel senso difficili. Però sinceramente non si possono non avere dei bei ricordi di un uomo così. Vincitore del concorso fotografico edizione 2012, Sergio Cravero da Fossano. Siamo passati dal vecchio sistema fotografia analogico digitale al digitale puramente detto. Questo ha fatto sì che si è allargato molto la possibilità sia per i giovani e anche forse i meno giovani di poter utilizzare le attrezzature. Premio condiviso ex aequo con la sorella Laura. Io ho fatto proprio la fase, lo scatto materiale, poi lei sta diventando bravissima nell'aggiustamento, nei piccoli ritocchi, pazienza che io non ho, ecco, in questo il digitale ci aiuta perché ci va a dare una mano a fare quei piccoli aggiustamenti che una volta erano quasi improponibili, venivano dei costi esagerati, ecco, in queste cose qua. E mia sorella, infatti, merito, bel merito, 50% della fotografia anche sua. Questa è una bella iniziativa che avete presentato, dove comunque c'è alcune immagini che rappresentano il passato, gli bei scatti di Paolo Bedina, e quelli del presente con i fotografi attuali della zona di Cuneo. Sono tutte delle belle immagini, quelle in bianco e nero ancora stampate in un altro sistema e quelle di adesso in digitale e create con qualcuno, qualche effetto. Sono tutte belle immagini che secondo me è una storia in pratica della fotografia. La fotografia è una portatrice di storia, perciò siamo noi portatrici di storia, e dove si documentano, abbiamo visto le immagini di Paolo, gli eventi, tutte le varie manifestazioni del passato che andranno avanti e porteranno sempre, le porteremo sempre nella nostra storia. Quando siamo venuti a sapere che c'era questa opportunità, anche grazie all'interessamento di Ezio Bernardi, direttore della Guida, che avevano con i suoi collaboratori scannerizzato tutte queste fotografie, questo grande repertorio. Siccome avevamo fatto partire un progetto Memoria, che è un progetto che tende a cercare di consegnare ai giovani, al futuro, le memorie del passato, perché possano reinterpretarle alla luce poi della loro attualità, ci siamo messi in contatto, ho ricevuto Paolo Bedino nel mio ufficio quando era già molto malato, circa, se non ricordo male, 8-9 mesi prima della morte,
e mi ha spiegato cos'era questo suo archivio, e quindi noi poi abbiamo investito una cifra importante, abbiamo acquisito queste migliaia di documenti fotografici, e che oggi giacciono presso la biblioteca del Comune di Cuneo, e chi intende utilizzarli per farli conoscere, valorizzarli, può fare domanda alla Fondazione e vengono messi a disposizione, così come per questa iniziativa dell'Associazione Artigiani, con cui c'è peraltro da alcuni anni una fortissima collaborazione. Mondo Artigiano in collaborazione con UBI, Banca Regionale Europea.